Ciao a tutti, sono Martina la tirocinante. Oggi vi spiegherò come fare delle semplici e buonissime pizzette con la pasta sfoglia. Per prima cosa stendiamo la pasta sfoglia. Poi, per tagliarla, io utilizzerò una rotella per tagliare la pizza per comodità. Io andrò a tagliare in modo tale da fare 20 pizzette, ma voi potete scegliere di farne quante ne volete. Prima in orizzontale, poi in verticale. Ora andremo a condire il sugo. Io metterò dell'olio, del sale, dell'origano e voi, se volete, potete aggiungere del pepe a piacere. Olio, sempre a piacere, sale, origano e poi andremo a mescolare il tutto. Ora, con un cucchiaino più piccolo, andremo a versare il sugo sui pezzettini di pasta sfoglia. Poi li stenderemo. Dopo aver messo il sugo anche sulle altre file, andremo a mettere 3 o 4 pezzetti di mozzarella già tagliata a cubetti su ogni pizzetta. Ora spostiamo le pizzette su una teglia da forno, per poi infornarle in un forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 20 minuti. Però fate attenzione perché la cottura dipende da forno a forno. Una volta pronte avranno questo aspetto. Ora non vi resta che mangiarle. Buon appetito!